E se per forza volete a tutti i costi trovare un diavolo oppure un santo, sappiate fin da adesso che non ce ne stanno. Ci sono uomini che fanno qualche mossa buona e una gran quantità di cattive. E certo, per farne una buona ogni momento è giusto, ma per farne una cattiva ci vogliono le occasioni, le comodità. La guerra è la migliore occasione per fare le fetenzie e ti dà il permesso. Per una buona mossa, invece, non c'è bisogno di nessun permesso. Troia è la scena. Dalle isole di Grecia i principi orgogliosi di fuoco e il sangue nobile ad Atene hanno spedito navi cariche di quello che bisogna ad una guerra senza quartiere. 69 teste coronate salpano dalla baia di Atene, loro meta la Frigia. Giuramento a battere Troia. Nelle cui salde mura Elena, la rapita moglie di Menelao, dorme con pari della scimmia. Per questo è guerra. Attento è lo sbarco, li vomita la flotta del suo capace ventre il carico cruento. Ora sulla dardanica pianura i lucenti, ancora intatti greci, piantano i loro fieri padiglioni. Ma le sei corte serra la città di Priamo con massicce sbarre attorno ai figliuoli di Troia. Dall'una e dall'altra parte, ora gli animi inquieti, solo l'attesa attizza. Tutti, greci, troiani, mettono in gioco tutto ciò che ha. Dopo 7 anni di lunga attesa, ora il greco Nestore detta ai principi troiani le sue condizioni. Consegnate Elena! Ed io quindi presento, prologo armato, non per sostenere la penna dell'autore, William Shakespeare, né la voce dei giovani attori, ma in piena concordia con il soggetto per dirvi, cortesi spettatori, che anche il nostro dramma salterà le iniziali schermaglie della guerra per cominciare nel mezzo e poi passare a quello che conviene far vedere in teatro. Vi piaccia o no? A voi spetta la scelta. Vincere o perdere?